Miracolo, ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto il portiere? Cosa ha fatto? Un colpo di tacco un metro dalla linea. Io sono convinto che se anche parlassimo di qualunque partita, comunque creerebbe dibattito. A me, comunque, quando non danno un rigore alla Juve, sono sempre contento. Al di là che ci sia o non ci sia, la verità è quella. Ora che arriviamo a pari, quindi. Allora, ragazzi, ci manca in studio uno juventino di quelli veramente accaniti. Ce l'avremo a dire il vero in redazione, però non so se riusciamo. È meglio che non la chiami, giù, no? Perché Alessandra mi diceva. Il palo del Parma, clamoroso. Palo, rigore per il Parma, rigore per il Parma. Potrebbe esserci l'epilogo della serie B del Parma, della SPAL. Rigore netto, fallo ingenuo, veramente inutile anche, rigore nettissimo. Mi sembra che sia stato Varnier proprio a fare il fallo. Ed è gol. Piazzato Pomini. Un quarto d'ora, la SPAL deve segnare due gol per non retrocedere. Ma che vamos, cosa esulti. Ecco, signori, adesso direi che a questo punto, insomma, come posso dire, se non possiamo iniziare a recitare il De Profundis, come si dice, poco ci manca, ecco. Ragazzi, ufficialmente siamo in Serie C, devo dire che tra tanti messaggi tristi, devo ringraziare che in tanti oggi ci hanno scritto che comunque la nota positiva della stagione è stato questo programma. Io non li ho mai letti questi messaggi, però ne leggo uno simbolicamente. Ringraziamo voi che ci avete seguito, ma ovviamente vi ricordo che match ci sarà anche venerdì, perché comunque ci siamo per fino all'ultimo. E poi comunque noi seguiremo la spalla anche in Serie C, ci mancherebbe allora, altro. La cosa triste è abituarsi a non vincere. Perché questa è stata una stagione in cui a un certo punto ci si è abituati al fatto che il risultato non sarebbe arrivato. Notizia il riuscire a portare a casa una partita ogni 10.